Con mister Collacchioni, l'onore per voi di vincere contro il Grosseto fuori casa, tra l'altro avete battuto per la prima volta, prima battuta d'arresto per il Grifone, un successo legittimato da un primo tempo superbo, una ripresa dove il Grosseto tutto sommato avrebbe meritato il pari. No, una bella soddisfazione, sono contento per i ragazzi, è una vittoria, ricercavamo la nostra impresa e l'abbiamo ottenuta, abbiamo fatto un grande primo tempo, secondo me mettendolo in difficoltà dove forse potevamo ottenere anche qualcosina in più, secondo tempo è venuto fuori il Grosseto a più centimetri di noi, una squadra costruita per vincere, sapevamo che dovevamo soffrire, siamo stati anche fortunati, c'è da dirlo, però insomma sono contento perché ci abbiamo creduto fino in fondo tenendo botta, perciò è una bella soddisfazione. Senti, ero piuttosto sorpreso in realtà della classifica fin qui non particolarmente buona per il tuo San Donato. Conosco il tuo modo di allenare, so quello che hai fatto a Livorno. E dove volete arrivare voi invece? No, noi dobbiamo ragionare partita per partita pensando alla salvezza, quello è il nostro obiettivo, un anno di ripartenza totale, è cambiato tutto, tutti i giocatori sono cambiati, tutto lo staff, perciò un anno di ripartenza dove logicamente ci vuole anche un po' di tempo fisiologico per conoscerci e per cercare insomma le nostre dinamiche, la nostra quadratura, anche se l'abbiamo avuta fin da inizio anno. Noi dobbiamo ragionare partita per partita cercando di dare noi a tutti, volendo provare a vincere tutte le partite, certe volte ci riusciremo, certe volte no, però questa deve essere una mentalità anche da costruire, passando anche da certe vittorie per portarci, ripeto, al nostro obiettivo che è la salvezza. Senti, per quello che riguarda invece il Grosseto e le altre big del campionato, le hai viste praticamente tutte, che idea ti sei fatto? Insomma ci sono delle squadre attrezzate, il Grosseto è una squadra di quelle che ha centimetri, individualità, perciò sicuramente rimane al di là della sconfitta di oggi dove non so gli altri risultati una contendente per vincere il campionato, se la dovrà lottare con le altre, adesso sono concentrato su di noi, dico la verità, non per mancanza di rispetto, mi voglio godere questa vittoria e pensare al nostro percorso. Io ti faccio veramente complimenti e in bocca al lupo. Crepi il lupo e grazie.